Ben ritrovati, in questo nuovo tutorial riprendiamo contatto con il nuovissimo filtro effetti di luce presente nella versione CS6, l'ultima di Photoshop, però applicato al di fuori del suo normale campo di applicazione che è la Photo Studio. Effetti di luce, che lo trovate qui, effetti, rendering, effetti di luce, crea degli effetti luministici tipo foto, faretti spot, o luce diffusa o luci uniformi orientabili, ok, che sono le particolari impostazioni luministiche delle fotografie in studio. Quindi per aggiungere effetti luministici, adesso dico cancella, ok, a una foto studio. Ma qui lo vediamo applicato in una foto panoramica perché noi siamo versatili e troviamo sempre nuovi modi per applicare filtri e strumenti di Photoshop al di fuori dei loro normali campi di progettazione. Quindi abbiamo questo panorama, andremo ad applicare tanti punti luce su questa immagine. Potremmo usare curve e maschere o altri sistemi, ma utilizzeremo effetti di luce per la sua particolare versatilità, appunto. Quindi abbiamo il nostro livello di sfondo che andiamo a duplicare. Trasformo il livello duplicato in oggetto avanzato, vedremo poi l'utilità di questa trasformazione, e andiamo a impostarlo su un metodo di fusione luce diffusa, che già di per sé, vedete, aggiunge del contrasto e aumenta un po', diciamo così, la nitidezza della nostra immagine, prima o dopo. Usatelo se vi piace per i panorami. Aumenta anche la saturazione, occhio. Andiamo a prendere il filtro, dov'è rendering, eccolo qua, effetti di luce, e andiamo a divertirci un pochettino con queste sue impostazioni. Il suo apre già un effetto di luce a luce puntiforma, lo vedete qua nella palette. C'è l'occhietto come per i livelli, per cui è possibile accenderlo e spegnerlo. È circolare questo effetto di luce. Posizionando il mouse sulla linea, sulla circonferenza in verde, la circonferenza diventa gialla, quindi è possibile aumentare o ridurre la dimensione, mentre qui dalle palette delle sue opzioni, ad esempio, è possibile aumentarne o ridurne l'intensità. È possibile anche aggiungere un colore al filtro, cioè dargli una luce, un effetto come luce colorata. Nella parte sotto delle regolazioni possiamo regolare la luce ambiente, quindi se la portiamo al 100%, evidenziamo l'immagine così com'era nell'originale, se la portiamo a valori negativi incominciamo a scurire la nostra immagine, quindi la lasciamo a zero, però visto che abbiamo messo quella modalità di luce diffusa andiamo a scurire un pochettino, poi scoprirete il perché. Ok, quindi ho aggiunto un punto di luce qui sul voilà, meno 30 sulla scogliera. Andiamo a spegnerlo per vedere il prima e il dopo. Qui in alto abbiamo un tasto di anteprima per l'immagine nella sua totalità, ok, eccola qua. E vado ad aggiungere un altro punto di luce spot. Vedete, si è aggiunta qui nella palette dei punti luce una nuova voce, Spotlight, anche lui con il suo occhietto. Andiamo a prendere questo spot, andiamo ad attivare l'anteprima così vediamo come lavora e la vado a posizionare in corrispondenza del paesino con la chiesetta qua in alto. Mi posiziono sulle maniglie e posso, vedete, ruotare, restringere, allargare la dimensione dello spot. Ok, vado lì, faccio più piccolino, un attimo. Un po', ok, così, perfetto. Lo portiamo, gli diamo una rotazione, visto che il sole arriva da là, lo andiamo a centrare e anche qui è possibile regolarne
l'intensità. Voilà. Quindi abbiamo aggiunto due effetti. Aggiungiamone un terzo, sempre facciamo uno spot, eccolo qui, che va sul mare. Prima lo rimpicciolisco un pochettino e lo ruoto. Ok, come se arrivasse sempre un raggio attraverso le nuvole, ad esempio, c'erano le nuvole nell'immagine originale. Ok, hotspot qua, posso aumentare la dimensione, eccolo lì, della parte su cui agisce l'illuminazione. Andiamo a posizionarla qua. Aumentiamo un po' l'intensità e voilà. Anche un po' troppo. Stringiamo un pochettino. Spostiamo e voilà. Bene, diamo ok per confermare. Arrivano i nostri tre punti luce, adesso li vedete per benino, e vengono applicati sul livello duplicato messo in modalità di metodo diffusione luce diffusa. Perché abbiamo utilizzato un livello oggetto avanzato? Proprio perché viene poi attivata la modalità filtri avanzati, da cui è possibile accendere e spegnere i filtri per vedere il prima e il dopo. Adesso li ho riaccesi ed eccoli qui. Ok, diciamo che il nostro punto qui va bene, qua invece sono un po' troppo evidenti, specialmente questo qua in basso è davvero un po' troppo innaturale. Visto che questo è un livello avanzato, abbiamo i filtri avanzati, quindi possiamo fare doppio clic sul nome del filtro, in questo caso effetti di luce, doppio clic, si riapre il pannello di controllo. E possiamo ad esempio andare ad aumentare un po' la luce ambiente, eccola qui, e nel caso del nostro spot 2, questo qui, andare ad abbassare un po' l'intensità, eccola qua. Anche nel caso del nostro spot 1, quello lì, andiamo ad abbassare un po' l'intensità. Bene, li abbiamo corretti, diamo ok e tutto quanto viene riapplicato al nostro oggetto avanzato. Un attimo che arriva ed eccolo qui. Prima e dopo. L'effetto di contrasto è un po' troppo forte, cosa facciamo? Andiamo ad abbassare un po' l'opacità del filtro ed eccolo qui. Andiamo ad accendere e spegnere i nostri effetti. Qui abbiamo la maschera dei filtri, quindi in questo caso, vedete, dove qua è evidente la circolarità della luce diffusa, andiamo con un pennello colorato di nero opacità intorno al 20%, durezza 0, un pochettino più grande di così, eccolo qua, andiamo leggermente a mascherare soltanto l'intervento. Possiamo fare la stessa cosa anche qui in alto e voilà. Per andare a uniformare un pochettino i nostri effetti. Quindi tolgo i filtri, metto i filtri. Abbiamo aggiunto dei tocchi di luminosità alla nostra immagine. Il livello è quello. Proviamo ad aumentare. Ok, voilà. Un pochettino. Andiamo, invertiamo col bianco, perfetto. Andiamo sulla maschera, cancellare un po' l'effetto. È anche possibile, vedete, pennellare
sull'immagine per modulare l'intensità dei filtri. Prendiamo un pennello un po' più grande e voilà. Benissimo, quindi ricordatevi questa possibilità, applicatela sulle vostre immagini con panorami o anche su immagini con oggetti per dare luminosità, ad esempio, ad alcuni dettagli. Se avete domande su questa tecnica e sull'uso del filtro effetti di luce, vi invito a scrivermi a info@robotti.it. E a presto da Daniele Robotti.